tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il presidente del Senato Grasso a Fano per la cittadinanza onoraria al piccolo Divan. Abbiamo il dovere di accoglierli. Sgomberati a Pesaro e ricoveri abusivi nel parco 25 aprile. Nuovo reparto di nefrologia a Pesaro, da lunedì i dializzati tornano a San Salvatore. Sabato a Urbino un convegno su Don Elia Bellebono e Santuario del Sacro Cuore. È Fanese la miglior gelateria d'Italia, premiata a Rimini dai giornalisti enogastronomici. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai titoli di apertura, la città di Fano oggi pomeriggio ha accolto la seconda carica dello Stato. Il presidente del Senato Pietro Grasso ha infatti partecipato alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al piccolo Divan Dignity, il bimbo che lo scorso ottobre, quindi del 2015, è nato in mezzo al Mediterraneo sulla nave di Medici Senza Frontiere. Guardate com'è andata. Dopo la Presidente della Camera, Laura Boldrini, oggi è stata la volta del Presidente del Senato, Pietro Grasso, a far visita alla città di Fano. La seconda carica dello Stato ha voluto presenziare alla cerimonia di attribuzione da parte del Comune della cittadinanza onoraria al piccolo Divan Dignity, il bimbo camerunense nato a bordo della nave di Medici Senza Frontiere dopo che mamma Collins, di 28 anni, ha deciso di imbarcarsi con l'aspettativa di trovare in Italia un futuro migliore. La loro storia, drammatica ma per fortuna lieto fine, è stata al centro della cerimonia trasmessa in diretta su Fano TV e condotta da Lino Balestra, che si è svolta al Teatro della Fortuna. E come accade quando arrivano importanti autorità, sono scattate le misure di sicurezza straordinarie per l'arrivo del presidente atteso per le 16:30, oltre ad un aumento dei controlli delle forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza, sono stati sigillati i tombini in piazza 20 Settembre e nelle principali alte del centro storico. Presidente, si è mobilitato per partecipare a questa cerimonia che vede protagonista un bambino diventato il simbolo della speranza. E io ho accolto veramente con entusiasmo l'invito del sindaco Seri di venire qui per partecipare a questo evento così toccante, così importante anche per lo spirito di integrazione che segue all'accoglienza verso i migranti. E devo dire che appunto è qualcosa che ci tocca ormai da vicino e non possiamo considerare più un'emergenza, ma un qualcosa di strutturale con cui dobbiamo convivere, e quindi benvenga questa iniziativa. Dopo l'inno di Mameli e l'inno alla gioia intonati da un gruppo di bambini diretti dal maestro Caselli, il presidente, seduto in prima fila, ha assistito non solo agli interventi delle autorità civili, di un rappresentante di Medici Senza Frontiere e di alcuni studenti fanesi che hanno proposto delle riflessioni, ma ha potuto vedere, come gli ospiti presenti, un video dedicato al primo anno di vita del piccolo Divan. Poi Grasso è stato invitato a salire sul palco per ricevere un dono ed è stata conferita la cittadinanza onoraria al bambino con questa motivazione. La città di Fano conferisce la cittadinanza onoraria a Divan Dignity Nicoio, perché a nessun bambino deve essere negata l'opportunità di vivere la propria infanzia nella pienezza dei diritti universali che Fano riconosce, accogliendo sul proprio territorio chi chiede tutela e protezione. In migliaia, ha detto Grasso, tentano di attraversare il Mediterraneo e noi dobbiamo pensare anche a chi non ce l'ha fatta. Dobbiamo convivere con questa realtà, con l'accoglienza e l'integrazione, che deve essere un'opportunità per il nostro paese. Chi non cura i bambini, ha concluso, spegne la luce del mondo. È giusto e corretto che tutta l'Europa si faccia carico di questo problema, perché è impensabile che un paese come l'Italia possa sostenere il peso di questa trasmigrazione, che è fatta per chi fugge dalle guerre ma anche dalla povertà e dalla fame. Devo dire che dobbiamo pensare non tanto ai numeri,
ma alle storie, alle persone che stanno dietro i numeri, fatte appunto di sofferenza, di persecuzioni, di violenza. Quindi io penso che noi abbiamo dovere morale e giuridico di accoglierli. La cerimonia si è poi conclusa sulle note di Imagine, cantata e suonata da 5 artisti locali. E per chi volesse rivederlo, l'integrale della cerimonia verrà trasmesso subito dopo il telegiornale. Andiamo avanti con la scaletta. Sono stati sgomberati questa mattina a Pesaro tutti i ricoveri creati in modo abusivo al parco 25 aprile, lato via dell'acquedotto. L'operazione è stata eseguita da Marche Multiservizi dopo un controllo effettuato dalla Polizia di Stato coadiuvata dalla Polizia locale. Sul posto sono stati identificati 3 cittadini romeni, tutti senza fissa dimora. 2 di loro, minorenni, sono stati affidati alla Polizia Municipale, mentre per un maggiorenne sono state attivate le procedure per l'allontanamento dal territorio nazionale perché è in scadenza il periodo massimo di permanenza in Italia. Ancora cronaca, un frontale si è verificato questa mattina a Fano intorno alle 11.30 lungo la Flaminia all'altezza di Carrara. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, un 45enne a bordo di un furgoncino stava transitando in direzione monte quando, per evitare un veicolo parcheggiato lungo la carreggiata che invadeva la corsia, ha frenato bruscamente finendo nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un 71enne di Fano a bordo di una Renault Clio. Ad avere la peggio è stato l'anziano, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Dopo gli accertamenti del caso, i medici hanno escluso la prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fano. A Marotta invece è stato celebrato questa mattina il 99esimo anniversario delle 11 eroine marottesi che il 18 novembre 1917 salvarono con coraggio i marinai della Fa di Bruno. Il sindaco del comune di Mondolfo, Nicola Barbieri, ha preso parte alla cerimonia di commemorazione dopo aver deposto una corona di alloro al monumento dei giardinetti Fa di Bruno. Il primo cittadino nel suo discorso ha lanciato un appello ai giovani. Mi piace sperare, ha detto, che i nostri cittadini di domani possano da questa storia di coraggio e valore un valido insegnamento di solidarietà ed accoglienza nei confronti di coloro che si trovano in difficoltà. Adesso apriamo la pagina della sanità perché al centro di Auto Mutuo Aiuto Margherita è iniziato un corso per educatori dedicato all'autismo. Vediamo. L'autismo è una patologia molto particolare che necessita di formazione e di personale altamente qualificato che si prende cura delle persone che ne soffrono. Qui a Fano si tiene un corso proprio per educatori con persone che provengono da diverse regioni italiane, dalla vicina Emilia-Romagna ma anche dal Lazio e da tutte le Marche. In quanto associazione Onfalos, associazione di genitori e famiglie di bambini e ragazzi con autismo, negli anni noi abbiamo rilevato come non sempre ci sia una corretta preparazione da parte dei soggetti che a carico della famiglia, a carico del comune o a carico della pubblica istruzione lavorano con i nostri figli. Questo perché l'autismo esige una particolare professionalità, la conoscenza di tecniche molto peculiari. Ecco che quindi, anche sentita un po' la voce degli operatori, abbiamo pensato di istituire questo corso e per farlo abbiamo contattato i migliori specialisti che sono tutti formati al prestigioso Centro per l'Autismo dell'Ospedale di Fano. Quali sono le prospettive per chi porta a termine questo corso? Gli educatori che conseguiranno questa prestigiosa qualifica RBT potranno essere validamente impiegati presso le cooperative del settore che poi alle dipendenze dei comuni lavorano con i bambini e ragazzi con autismo. Ma anche noi di Onfalos abbiamo degli interessantissimi progetti per il prossimo anno, quindi potremo essere in grado noi stessi di assumere questo personale.
E torna a regime la struttura di nefrologia e dialisi al San Salvatore di Pesaro con un investimento totale di oltre 760.000 euro. Si parte proprio dai pazienti dializzati, circa 80 che per oltre un anno durante il periodo di ristrutturazione hanno effettuato i trattamenti nella struttura di Fano diretta da Simonetta Oliva. Ma da lunedì 21 novembre, come promesso dalla direzione aziendale, tutto torna alla normalità in un reparto completamente rinnovato dal punto di vista strutturale, impiantistico e tecnologico. Un altro autobus che viaggia con le porte aperte. Sono solo due settimane fa, vi avevamo mostrato un filmato girato da un passeggero a bordo della Corriera 99A a Fano Pesaro, il quale mostrava che il mezzo viaggiava con le porte posteriori aperte. Un altro episodio simile si è verificato questa mattina nell'autobus Fano Carignano. Come potete vedere dalle immagini, la porta posteriore non si è richiusa correttamente e, nonostante le segnalazioni dei passeggeri all'autista, la situazione è rimasta la stessa. Il fatto, segnalato da un nostro telespettatore, è accaduto all'ora di pranzo, quando la corriera era piena di studenti di ritorno da scuola, molti dei quali in piedi e ammassati, proprio come dice un'alunna in questo video. E ovviamente, come sempre, siamo a disposizione di eventuali repliche. Adesso cambiamo argomento, perché in vista del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre l'amministrazione comunale di Fano invita gli elettori a verificare in tempo utile sia il possesso della tessera elettorale sia che la tessera contenga ancora spazi disponibili per la timbratura. Nel caso in cui questi spazi fossero esauriti o nel caso di smarrimento della tessera stessa, è necessario recarsi all'ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico e richiedere una nuova, esibendo un documento di identità e la tessera completata. Inoltre, nei due giorni antecedenti le votazioni, dalle 9 alle 18 e il giorno della votazione dalle 7 alle ore 23, l'ufficio rimarrà aperto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o comunque dei duplicati. E domani a Urbino si terrà un convegno per illustrare il nuovo santuario del Sacro Cuore e la figura del suo fondatore, Don Elia Bellebono, servizio di Marco Ferri. Mi ami tu, figliuolo? Sì, Gesù, che io ti amo. Allora tu ama il tuo prossimo con lo stesso amore che mi ami me. È l'estratto di un breve dialogo tra Gesù e Don Elia Bellebono, sacerdote e apostolo del Sacro Cuore, nato nella Bergamasca l'8 ottobre 1912 e vissuto in una celletta dell'eremo camaldolese di Montegiove a Fano dal 1974 fino alla sua morte, avvenuta nel settembre del 96 all'età di 84 anni. Don Elia diventa sacerdote a 65 anni, dopo aver ricevuto una speciale dispensa dalla Santa Sede. La sua vita è stata segnata da eventi soprannaturali straordinari. Riceve apparizioni del Sacro Cuore di Gesù per moltissimi anni. Don Elia viene inviato in ogni parte d'Italia a convertire persone mai conosciute prima. Ma è nel 1969 che Gesù gli fa una richiesta di quelle quasi impossibili da realizzare per un uomo povero e semplice come lui. Gesù gli manifesta la volontà di costruire un santuario dedicato al suo cuore nella città di Urbino. Ed eccolo qui il santuario, a 20 anni dalla morte del suo fondatore. I lavori non sono stati ancora ultimati, ma grazie all'intervento del vescovo di Urbino Giovanni Tani, recentemente hanno avuto una forte accelerazione. Della vita di Don Elia e del santuario di Castaccolo si discuterà domani mattina in un convegno patrocinato dall'Arcidiocesi che si terrà nell'Aula Rossa di Palazzo Battiferri a Urbino a partire dalle 9.30 con ingresso gratuito. Sul perché sia stata scelta la città ducale come luogo per costruire quest'opera è lo stesso Gesù a spiegarlo al sacerdote. Oltre al santuario desidero che ci sia anche una casa di spiritualità, perché ci sono tanti universitari che ne hanno bisogno e sono come pecore senza pastore. Per molti questo santuario diventerà come Lourdes, Fatima o San Giovanni Rotondo. E non importa se ci sono voluti 20 anni per realizzarlo, perché è noto che i progetti di Dio sono sempre contrassegnati dalle difficoltà e dalla sofferenza, ma prima o poi si realizzano.
Lunedì invece l'Unione Cristiana di Reggenti e Imprenditori organizza a Fano un convegno dal titolo Finanziare Benessere, che lancia la proposta di istituire una fondazione di comunità. Sentiamo di che cosa. Vogliamo invitare tutti i fanesi, quanti si occupano in modo particolare di sociale, ad un importante convegno che abbiamo titolato Finanziare il Benessere, che si terrà lunedì 21 novembre alle 17.30 alla Sala San Michele. Vuole essere la proposta di lancio, anche nel nostro territorio, di una fondazione di comunità. Le fondazioni di comunità esistono da oltre 100 anni, sono nate negli Stati Uniti, in Italia sono state lanciate alla fine degli anni 90 dalla Fondazione Cariplo. Che cosa sono le fondazioni di comunità? Le fondazioni di comunità sono semplicemente degli intermediari finanziari e degli intermediari sociali. In pratica raccolgono risorse attraverso le forme più disparate, lasciti testamentari, legati testamentari, semplici donazioni, piuttosto che fondi patrimoniali, piuttosto che fondi di liquidazione. Le fondazioni di liquidità li gestiscono nella maniera più oculata possibile e poi li impiegano mettendoli a disposizione degli organismi del terzo settore che già operano sul territorio. La fondazione di comunità parte sostanzialmente da due presupposti. Il primo è che il welfare pubblico, quello che abbiamo sempre conosciuto, ha sempre minori risorse, dispone sempre di minori denari per poter essere spesi a vantaggio di quanti hanno più bisogno. Dall'altro lato esistono delle risorse private che, laddove private intendo di famiglie, di imprese, di aziende, di terzo settore, che laddove esistesse un veicolo affidabile, trasparente, autorevole, potrebbero essere messe in circolazione ai fini di welfare. La fondazione di comunità che vogliamo lanciare ha proprio questo obiettivo, quello di entrare nel territorio di Fano, certamente insieme agli altri attori del sociale, in primo luogo le politiche sociali dell'ente comunale, ma anche l'ambito territoriale, ma anche la Fondazione Caritas, ma anche il terzo settore, il privato sociale, per essere un ulteriore elemento di vantaggio e di ricchezza per quanti nel nostro territorio fanno più fatica a vivere. E chiudiamo il nostro telegiornale con un importante riconoscimento che è stato attribuito, pensate, ad una gelateria fanese, riconosciuta dai giornalisti enogastronomici come la miglior gelateria dell'anno. Servizio di Lino Balestra. Se parliamo di gelato artigianale, l'Italia vanta ben due primati. Il primo è quello di averlo inventato, era il 1565, e alla corte dei Medici di Firenze fu creato un sorbetto usando neve, sale, zucchero, limone e latte, il tutto legato con albume d'uovo, praticamente gli stessi ingredienti che usiamo anche nel 2016. Ma vantiamo anche il primato dei consumi, siamo dei gran mangioni di gelato, ben 12 kg a testa nel 2015, per un totale di ben 360.000 tonnellate di dolcezza, consumati tutto l'anno, la metà dei quali però nei periodi caldi. Ma il miglior gelato artigianale si fa a Fano, alla gelateria del Pino Bar. Infatti una giuria di giornalisti enogastronomici, dopo averlo testato, assaggiato e scoperto l'alta qualità dei suoi ingredienti, lo hanno incoronato miglior gelato dell'anno. Prima di tutto è un gran bel premio che non ci aspettavamo e ci fa molto molto piacere. E ci siamo arrivati col lavoro, con l'amore, perché la passione non basta, e tanto 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 lavoro. Quindi abbiamo ripulito il gelato usando solo materie prime della nostra zona il più possibile. Il gusto dell'anno qual è? Il gusto dell'anno, io sono stato innamorato dell'ace verde, però non è riscuosso molto successo, ed era fatto con estratto di sedano, estratto di cetriolo e mela verde. Ed era buonissimo, freschissimo, però la gente è sempre stata un po' restia a queste, oh il sedano, oh il cetriolo, invece era buonissimo, fresco, pulito, buonissimo, veramente buono. Adesso abbiamo fatto uno nuovo che ha l'anice stellato con una variegatura di mandarino al profumo di lavanda.
E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Vi ricordo che dopo la pubblicità andrà in onda la cerimonia, l'integrale della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al piccolo Divan, alla quale ha partecipato, ha preso parte anche il Presidente del Senato Grasso. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti voi.